contro il Napoli in casa, mentre le due squadre sono di fatto già pronte sul terreno di gioco. C'è l'ingresso in campo della Pescara e con la classica divisa bianco-azzurra, il Benevento invece divisa giallo-rossa, c'è Veroli addirittura come difensore centrale, la corsia di destra col cross immediato all'indirizzo del numero 7 Gennarelli, mentre qui recupera il pallone Talia al volo, Talia al tare del diretto avversario, tra l'altro Brecale fuori posizione, Tiam va al cross per Giampietro sul secondo palo, Salvatore prima per Gennarelli che prolunga, ottima la sterzata qui di D'Agosto, c'è Giampaolo che prova a rientrare sul sinistro, pallone ancora per il 10 col sinistro Giampaolo. Buona per Cagliò che si invoglia verso l'area di rigore, Cagliò deve mettere il pallone dietro, lo fa, c'è Palmaricciotti col sinistro, il Pescara trova il vantaggio, lo spunto di Cagliò, il sinistro preciso di Palmaricciotti. È rientrato Cagliò, si va a prendere questo pallone sull'out di destra, ancora Cagliò mette il cross per Stampella, di poco il pallone non diventa buono per il numero 20. Sulla destra parte il cross panoramico per Stampella, anticipa tutti Stampella, il pallone resta lì, la porta è libera, non c'è però Cagliò per sfruttare questa opportunità. Subisce un colpo, poi attenzione perché Rossi può involarsi verso la porta, il pallone dentro per Stampella, il controllo, colpo di tacco di Stampella, sinistro di Stampella, la rete del Pescara, 2-0 per il Pescara, secondo gol consecutivo per Stampella, dopo quello la Juve Stabia, i cambi di mister Battisti fanno la differenza. Lontano il pallone, è ancora buono col Benevento in possesso, ma arriva il triplice fischio, Pescara batte Benevento 2-0, decidono le reti di Palmaricciotti e Stampella.